al via ieri ad Agrigento la prima delle due giornate previste del 22° congresso della sezione regionale siciliana della Società Italiana di Andrologia, che ha visto la presenza di qualificati operatori del settore, medici, specialisti, professionisti, confrontarsi su tematiche di grande attualità in materia come i nuovi trattamenti diagnostici nel trattamento della disfunzione erettile, i nuovi orientamenti terapeutici nelle disfunzioni erettili, sulle lesioni cutanee dei genitali maschili, delle novità terapeutiche nel trattamento del carcinoma prostatico, riabilitazione post-chirurgica e tanti altri argomenti in tema di andrologia. Diciamo che gli argomenti che noi trattiamo in seno a questo congresso regionale trattano tutti gli aspetti diagnostici e terapeutici delle patologie in ambito andrologico più frequenti. C'è uno spazio dedicato all'approfondimento della diagnosi e della terapia della disfunzione erettile. C'è un ampio spazio dedicato alle lesioni cutanee dei genitali maschili, uno spazio anche dedicato agli aspetti che coinvolgono la sessualità nei pazienti oncologici. Domani invece ci sarà una importante sessione che tratterà dell'infertilità maschile, in particolare verrà analizzata la terapia dell'infertilità maschile idiopatica, che rappresenta la causa più frequente di infertilità nell'uomo. Si farà il punto anche sull'attività dei centri di fecondazione assistita in Sicilia, per cui sarà un'occasione di confronto a livello multidisciplinare con i colleghi ginecologi e con i colleghi che si occupano anche dal punto di vista della preparazione sia degli ovociti che del liquido seminale, quindi con i colleghi biologi. La disfunzione erettile è un problema di grandissima attualità, ecco, in Sicilia in che misura è presente il problema? L'impatto è notevole dal punto di vista sia in termini di frequenza e di incidenza della patologia, sia per quanto riguarda il suo aspetto inteso come coinvolgimento della sfera psicologica e quindi degli aspetti comportamentali che impattano quindi sulla qualità di vita. Le cause di disfunzione erettile sono svariate, possono dipendere da problematiche legate a patologie metaboliche, pensiamo prima tra tutte il diabete, ma purtroppo spesso rappresentano l'esito di trattamenti chirurgici o anche di tipo medico in pazienti affetti da tumore della prostata, che oggi colpisce in assoluto in modo più frequente rispetto ad altri gli uomini. Il tumore della prostata purtroppo è in continuo aumento. Assolutamente sì, oggi sta diventando il tumore più frequente nell'uomo. L'unico aspetto positivo è che riusciamo a fare una diagnosi precoce, quindi tempestiva, che ci permette di proporre il trattamento più efficace e con una risoluzione del problema, se non di guarigione ma sicuramente di cura, nella maggior parte dei pazienti. Quali sono i fattori di rischio maggiormente presenti? I fattori di rischio ovviamente sono collegati principalmente all'età e possono poi dipendere da abitudini voluttuarie, ovviamente anche di tipo alimentare, ma chiaramente non sono note le cause che determinano l'insorgenza del tumore, se no saremmo riusciti a proporre un trattamento terapeutico mirato, eziologico e quindi ancora più efficace. Sono maggiori quelli benigni o quelli maligni? No, noi parliamo di tumore prostatico intendendo il carcinoma della prostata, diciamo che sicuramente ha un impatto in termini di frequenza molto importante, ma la patologia benigna è quella che affligge forse più frequentemente gli uomini, perché è quella che poi dà problemi di carattere ostruttivo con i sintomi legati alle alterazioni e ai disturbi della minzione, quindi è molto sofferta da parte del paziente. Ma anche in questo ambito oggi si sono sviluppate nuovi trattamenti chirurgici che le applicano a nuove tecnologie, nuove fonti di energie, basti pensare al laser e all'olmio. Quindi sono tecniche molto efficaci e meno invasive. Questo è il 22° congresso regionale della Società Italiana di Andrologia, per la prima volta viene tenuto ad Agrigento ed è anche un riconoscimento per quella che è la nostra unità operativa di andrologia, dove appunto vengono effettuati numerosi interventi di chirurgia andrologica specialistica.
Il tema è molto importante perché appunto le problematiche sessuali, sia quelle di tipo erettile, sia anche quelle legate all'infertilità, come anche a quello delle lesioni dei genitali esterni e alla problematica dell'HPV, del virus dell'HPV, sono particolarmente importanti nell'ambito appunto della patologia urologica, per cui questo evento è un'occasione per fare il punto sul a che punto siamo con le terapie per questo tipo di patologie. Si discuterà anche di prostata, di cancro alla prostata. All'interno dell'evento è collocato uno spazio dedicato al cancro della prostata, perché in questi ultimi 3 anni, proprio una cosa rapidissima, sono stati introdotti dei nuovi farmaci, dei nuovi antiandrogeni che ci permettono di ottenere dei lunghi intervalli liberi da malattia in una patologia così frequente come è il cancro della prostata, che è la malattia, è il tipo di tumore più frequente nel maschio, e quindi insomma abbiamo voluto inserire all'interno del congresso andrologico una seduta dedicata proprio a queste novità in campo tumorale, diciamo. Nella nostra provincia sono molti i casi? Allora, il carcinoma della prostata, ogni anno in Italia abbiamo circa 48.000 nuovi casi, in Sicilia si parla di circa 4.000 casi, nuovi casi ogni anno. Per la provincia di Agrigento io non ho un numero preciso di quello che possa essere, però se in Sicilia abbiamo 4.000 nuovi casi ogni anno, possiamo stimare che nella provincia di Agrigento circa 400 casi per tutta la provincia, probabilmente è un numero abbastanza vicino alla realtà. Sulle disfunzioni erettili, cose, diciamo, come le nuove tecniche consigliate? Allora, sulla disfunzione erettile abbiamo fatto ancora, si è parlato sempre dei farmaci e dei cosiddetti inibitori della fosfodiesterasi, che sono i vari Viagra, Cialis, eccetera, Siler, insomma tutti questi farmaci orali che già sono ben noti e quindi vengono utilizzati ampiamente dalla popolazione. Però si è parlato anche di nuovi trattamenti, per esempio delle onde d'urto, perché le onde d'urto che fino adesso venivano utilizzate per frantumare i calcoli renali o anche della colecista, oppure venivano utilizzate dagli ortopedici per trattare alcune patologie, la spalla dolorosa, una serie di patologie ortopediche, oggi vengono utilizzati con un certo successo anche nel trattamento della disfunzione erettile. Quindi queste onde d'urto da pochissimi anni, ora ci sono tante apparecchiature, quindi un'ulteriore possibilità per il trattamento della disfunzione erettile. Noi come urologi siciliani e anche calabresi siamo sempre vicini a queste problematiche. Sappiamo come l'andrologia è una specialità che spesso è abbracciata da molti urologi, quindi anche all'interno della sezione interregionale della società Siculo Calabria Urologia abbiamo molta attenzione per le problematiche andrologiche, tant'è vero che abbiamo dato il patrocinio di buon cuore a questo evento. Il problema dell'infertilità è un problema molto vasto e chiaramente interessa sia aspetti di natura endocrinologica ma anche aspetti chirurgici. Sappiamo come il varicocele spesso è la causa più frequente negli adolescenti e quindi una correzione in tempi giusti può sicuramente preservare la fertilità. Ci sono anche aspetti di natura psicologica, la coppia che ha problemi di fecondazione è una coppia che va seguita anche da un punto di vista psicologico, e quindi tutto questo sarà discusso in questo convegno e penso che ognuno di noi porterà a casa dei dati sicuramente interessanti. Noi abbiamo dei dati allarmanti dell'Istituto Superiore di Sanità sulla denatalità in Italia. Siamo passati in un decennio, nel 2010, a 263.000 nati, nel 2020 siamo arrivati a 404.000, quindi una riduzione del 30%, e se ne parla ancora poco. È vero che oggi siamo tutti sommersi 24 ore dal problema del virus, ma dovremo certamente tornare a parlare di questo come di altri argomenti importanti per la medicina. Noi oggi sappiamo, siamo appena usciti dalla conferenza di Glasgow,
che esistono tantissime cause di riduzione della fertilità, quindi non solo per quanto riguarda gli inquinanti o per quello che riguarda i nostri alimenti, ma per quanto riguarda la temperatura. A Glasgow si parlava di una riduzione di 1,5 gradi. Noi sappiamo che una riduzione di 1 grado, quindi meno del livello che si voleva raggiungere a Glasgow, riduce tantissimo gli spermatozoi umani.